Sono lunghi appena 8 metri, ma contengono 11 posti a sedere e 41 in piedi, oltre a un posto per una carrozzina. I due nuovi autobus di Fonzo, dedicati al trasporto pubblico locale, entrano in servizio a Lanciano per offrire massima accessibilità col pianale ribassato, comfort e sicurezza. Sono i Menarini Bus Vivacity 8 Diesel Euro 6 e vanno a sostituire altrettanti mezzi circolanti Euro 3 nell'ottica della riduzione delle emissioni in atmosfera. Giallo fluorescente e blu elettrico sono i colori scelti per i Vivacity, che a fine giugno saranno affiancati in città da altri due nuovi bus da 100 posti. Di Fonzo è concessionaria del trasporto pubblico locale a Lanciano dal 1956, cioè da quando è stato istituito il servizio. Dopo 60 anni di attività ininterrotta, spiega il vicepresidente Alfonso Di Fonzo, abbiamo introdotto il biglietto elettronico senza aumenti di costo, come invece è accaduto per altre città. La Regione Abruzzo ha recentemente incrementato tutti i titoli di viaggio esistenti, a eccezione di questa tipologia, con l'obiettivo di incentivarla. Miglioriamo le emissioni in aria, perché da Euro 3 passiamo ad Euro 6, e mezzi modernissimi, aria condizionata, radio, cleaning. L'utente sale, inserisce le monetine e acquista il biglietto a bordo. Lo Smart Ticket è una piattaforma di emissione tecnologica portata avanti dal polo di innovazione in Oltra, polo scientifico e tecnologico, e è una piccola rivoluzione perché dematerializza tutti i titoli di viaggio, cioè tutti i titoli di viaggio verranno trasferiti gradualmente su questo titolo elettronico e quindi l'utente avrà diverse possibilità di acquisto del titolo, oltre all'agenzia, quindi potrà ricaricare l'abbonamento dell'agenzia, ma c'è una piattaforma web dove lui acquista il titolo, il giorno dopo va a bordo, avvicina lo smart ticket all'emettitrice e l'emettitrice gli trasferisce il titolo. Stesso ragionamento vale sull'app che distribuiremo a tutti quanti, distribuiremo il link per scaricare quest'app e l'utente potrà acquistare anche mediante quest'app sul telefonino, potrà acquistare il titolo di viaggio. All'interno dei nuovi autobus cittadini c'è anche la possibilità di fare il biglietto con la emettitrice Elmec, che funziona con le monete. In questo caso ci sarà un sovrapprezzo di 20 centesimi di euro. Il biglietto della rivendita abituale costa 1,10 euro.